Coin. One credit. Press start to play. You're almost there. Wait till you see this view, Lara. Take my hand. Nel 2013, Tomb Raider segnò una sorta di soft reboot per la saga, raccontandoci le origini del mito ed avviando un nuovo corso per l'archeologa più amata di sempre. Dopo essere sopravvissuta ad un tragico naufragio che la segnerà per sempre, Lara Croft è ormai divenuta un'avventuriera capace ed è pronta a seguire le gesta di suo padre partendo alla ricerca della sorgente divina. Rise of the Tomb Raider ci racconta di un artefatto dal potere mitologico, la cui ricerca aveva dannato Croft padre. Il titolo Crystal Dynamics si apre proprio con Lara Croft in Siberia, convinta di essere sulla strada giusta per rinvenire l'oggetto leggendario. Una serie di flashback offriranno il giusto background per una trama purtroppo prevedibile, ma il cui peggior difetto è essere scritta in modo scialbo e superficiale. L'unico elemento di rilievo è infatti la caratterizzazione della protagonista, che continuando a costruire sul buon lavoro iniziato col predecessore, dà profondità a quella che un tempo era poco più di un'icona sexy. Lara Croft è sempre bellissima, ma il suo fascino non si basa più sulla misura di reggiseno, quanto sull'intelligenza e la personalità. Purtroppo non è accompagnata da comprimari altrettanto ben caratterizzati, fattore che ancora più della trama prevedibile rovina inevitabilmente la godibilità della storia. Sotto questo aspetto, Crystal Dynamics dovrebbe prendere più di un qualche appunto da Naughty Dog. Dove invece Rise of the Tomb Raider ha qualcosa da insegnare ad Uncharted è nel gameplay puro. Partendo dalle buone basi del precedente capitolo, questo seguito imbastisce un'esperienza ludica davvero ricca, sfaccettata e godibile. Il gioco offre una campagna principale sostanzialmente lineare, suddivisa in grossi livelli, veri e propri hub, che ospitano decine di compiti accessori ed aree liberalmente esplorabili. L'utente può decidere di godersi la trama principale e tirare dritto, ma si perderebbe la parte più bella di Rise of the Tomb Raider. Girovagando per gli ambienti di gioco, infatti, si trovano artefatti nascosti e tombe da profanare. Il tutto non è fine a se stesso, ma fornisce punti esperienza aggiuntivi ed abilità inedite, che arricchiscono ulteriormente le capacità di Lara. Presso i vari rifugi sparsi per la mappa, potremo spendere i punti ESP acquisiti, ma anche potenziare le armi ed altri parti di equipaggiamento. Inoltre faranno da punti per il teletrasporto da un hub all'altro, ciò permette di esplorare a fondo tutto quanto il gioco ha da offrire. Come e più del reboot, questo seguito punta sulla componente stealth e di sopravvivenza, mettendo il giocatore in costante difficoltà, e sarà lo scenario ad offrire opportunità di improvvisazione, con risorse da sfruttare per costruire armi, esplosivi artigianali, fumogeni, frecce avvelenate e quant'altro. Ne deriva una formula interessante e ben pensata che affianca così alle classiche fasi esplorative e di arrampicata con citati scontri all'ultimo sangue. Inizialmente l'intelligenza artificiale ci era parsa poco elaborata e fondamentalmente stupida, ma con l'avanzare dei livelli la situazione si complica non poco. Consigliamo comunque di iniziare già dal terzo livello di difficoltà per una sfida più impegnativa. Una buona porzione della vostra avventura la passerete comunque ad esplorare ambienti vasti e densi di percorsi impervi. Crystal Dynamics è riuscita a rendere meno guidate le fasi platform, permettendo al giocatore di muoversi più liberamente per gli scenari. In generale l'avventura è solida, con una buona varietà che mantiene alta l'attenzione fin nei titoli di coda. Tornano anche in questo seguito le tombe opzionali, decisamente migliorate rispetto al predecessore. Sparita la modalità online, Rise of the Tomb Raider offre una sezione di gioco intitolata Spedizioni, dove potremo dilettarci con missioni accessorie costruite all'interno delle ambientazioni della storia principale, con obiettivi da portare a termine e dei modificatori sotto forma di carte. Da un punto di vista grafico, Rise of the Tomb Raider è un gioco tanto bello da guardare quanto problematico sotto l'aspetto tecnico. Da un lato, gli artisti di Crystal Dynamics hanno lavorato benissimo nel creare ambientazioni curate e dettagliate. I modelli dei protagonisti sono densi di particolari e incredibilmente vivi, e Lara non è mai stata così bella e tangibile. Purtroppo, il tutto deve essere risultato troppo impegnativo da gestire per Xbox One, che arranca nel raggiungere un framerate stabile. Anche la risoluzione video sembra inferiore ai 1080p, e non mancano piccole sbavature, con ombre a tratti imprecise e piccoli glitch, fortunatamente saltati. L'esperienza di gioco non ne risente più di tanto, ma da un prodotto di questa caratura esigiamo ben altri livelli di controllo qualità. Nella sua costante guerra contro Sony, Xbox One avrebbe disperato bisogno di esclusive in grado di convincere gli scettici. Rise of the Tomb Raider sembra invece giocargli contro. Da un lato abbiamo un ottimo prodotto, divertente e dedicato agli appassionati, che non rimarranno delusi da un action adventure ricco di cose da fare, appassionante e bello da vedere. Dall'altro, un comparto tecnico così poco rifinito ci fa subito pensare che sarà meglio aspettare un'altra versione per potersi godere al meglio l'esperienza offerta dal titolo Crystal Dynamics. Se avete già Xbox One e avete amato il precedente Tomb Raider, andate su sicuro. Viceversa, aspettate pazienti e magari vi porterete a casa un'incarnazione riveduta e corretta della medesima esperienza ludica.
Il nostro voto è 8,5. Sulle pagine di gamesurf.it trovate la nostra recensione completa. Venite a trovarci e a dirci cosa ne pensate.